Vedere la fiamma che si accende proprio vicino di te è una cosa emozionante. Poi accendere la fiamma è come dire: venite tutti nel paese a vedere che noi possiamo conoscere voi e voi conoscere noi, perché noi possiamo avere un mondo di integrazione tutti assieme, senza avere nessuna differenza tra di noi. Io oggi sono venuto per rappresentare tutte le specialità, tutte le discipline che ci sono qua, dall'atletica, basket, calcio, pallavolo, e tutti loro, cioè, si sono basati a me, come dire, tu sei il nostro punto di riferimento, fai conoscere a tutti del paese che tu, e come si dici, come persona, vieni, conoscici tutti. Noi possiamo conoscervi, voi conoscere noi, quindi questa è un'integrazione ancora meglio e possiamo diventare una grande famiglia dopo di questo. Nel mondo dell'integrazione secondo me è molto importante, perché in molte parti dei paesi, in Italia, anche fuori dall'Italia, se tu passi per strada e vedi un ragazzo disabile, c'è qualcuno che non vuole integrare con loro perché hanno paura dei loro comportamenti, ma se tu cerchi di avvicinarti, loro ti possono dare molte emozioni, quelle che più possono dare confronto ai tuoi amici. Quindi per me è una cosa migliore conoscere un ragazzo disabile che una persona che sia normale come tutti gli altri. Però se li metti assieme è una cosa bellissima, cioè c'è amicizia e amore insieme. Questo fa un insieme molto bello da vedere e da sentire. Per me sport è conoscere nuove persone, nuove regioni, e poi con lo sport poter girare per l'Italia è una cosa bella, perché vedere ogni posto che tu non sei mai andato è un'emozione. Cioè vedere, e poi quando ci sono le cerimonie di apertura, vedere il trifoglio acceso è una cosa bellissima, è un'emozione che è troppo bella. E vincere, la vittoria com'è? Ma vincere è bello, ma farlo con tutte le forze è ancora meglio. Poi se tu ce la puoi fare, puoi aiutare anche sempre gli altri. Tu sei sempre un punto di riferimento. Anche se sei migliore, aiuta sempre il prossimo. Così è meglio. Saremo tutti uguali.